Perché si fa presto a dire Covid, a dire come ci sentiamo, ma ci sono delle persone che studiano i nostri comportamenti, che studiano quelli che possono essere gli effetti di cosa sta accadendo in questo momento nel mondo. Elena Lorenzini, psicoterapeuta, ha scovato uno studio fatto negli Stati Uniti. Ciao. Ciao Cristiana, sì, diciamo in questo periodo ci sono moltissimi studi e molto probabilmente ce ne saranno altri anche nei mesi futuri, anni futuri, perché questo è un evento sociale, diciamo un esperimento a livello globale incredibile da poter sondare su tanti aspetti. Uno studio che è stato fatto in America va a sondare, a cercare di capire, di interpretare quali saranno i cambiamenti nella fase post-Covid, no? In particolare sono individuati tre. Uno, che diminuiranno le gravidanze programmate e matrimoni, e questo è abbastanza facile da intuire perché purtroppo in una situazione di incertezza lavorativa che si protrarrà per molto tempo, le persone non si sentono, no? Diciamo, di progettare nuova vita, no? Quindi di creare famiglie, diciamo, numerose. Poi l'aspetto, esempio purtroppo, delle donne che in ambito lavorativo, ma questo si è già visto ora, che molte donne hanno dovuto rinunciare al lavoro. Quindi ad esempio hanno visto che tra ricercatori e ricercatrici delle università, durante il periodo del Covid, ma anche ora in questi ultimi mesi, le ricercatrici pubblicano meno articoli rispetto agli uomini. Questo è stato spiegato perché le donne sono più richiamate all'interno delle famiglie, perché magari i figli non vanno a scuola o perché non riescono bene ad organizzarsi. Poi l'aspetto, esempio, delle minoranze, sul fatto che, diciamo, essendoci in una situazione emergenziale, chi ha più problemi, chi è più in difficoltà, viene lasciato più ai margini, e quindi questo sarà ancora in modo più esponenziale, purtroppo, nei prossimi anni. Sono sempre buone notizie, devo dire. Beh, la prima, analizziamone una a una. La prima è ovvio che anche programmare semplicemente un viaggio, uno aspetta a farlo perché dice, vabbè, che ne so se potrò partire fra un anno, figuriamoci impostare una vita insieme a un'altra persona. Ecco, io penso sia un po' questo il senso, come durante la guerra si sposavano solo quelli che proprio magari avevano necessità per ovvi motivi. Sì, infatti, ma ora diciamo ho dato delle notizie e delle visioni assolutamente negative. Tra l'altro, l'ultima che in questo articolo viene citato è il fatto che bambini e adolescenti a quali viene detto di stare lontano dai propri coetanei impareranno a stare più da soli, no? Più da soli però vuol dire che non ho l'esigenza di stare con i coetanei, quindi questo è un problema. Però alla fine di queste ricerche cosa dice anche? Che sì, queste sono le prospettive, no? Di questi studi, però è anche vero che c'è sempre l'incognita dell'essere umano. Cioè, faceva l'esempio della Seconda Guerra Mondiale, nel quale dopo un po' di anni c'è stato un boom, esempio in mente le canzoni, quindi ricerca di canzoni allegre, spensierate, il fatto il boom economico, il fatto di voler fare famiglia, quindi dice c'è anche una piccola speranza che l'essere umano abbia voglia così tanto di tornare a vivere, così come dopo le guerre, per il quale poi questi dati vengono tutti sconfermati. Quindi diciamo, questa è la speranza. Un po' l'abbiamo visto anche nell'estate, quando le persone hanno cercato di ritornare a una vita pseudonormale, pur mantenendo la mascherina, le distanze e quant'altro, però si è tornati a uscire, a vedere gli amici, a cenare fuori, tutte cose che adesso non si possono rifare, ma che speriamo presto di tornare a poter compiere. Infatti, diciamo, potremmo concludere dicendo che finché c'è vita c'è speranza. Preciso, mi piace. Ciao. A presto.